E adesso c'è un giovane che riceve il premio alla cultura. Lui si occupa di fantasy, ma è un fantasy moderno, giovane, attivo, dinamico. Ma lo facciamo raccontare dal premiato. Mister Gallato, vieni qua. Ecco già tutta questa capigliatura. Già mi fai morire di invidia, io l'ho persa tutta. Però guarda, da giovane l'avevo molto più lunghe di te, tutti con i boccoli, quando facevo il DJ. È preoccupante. No, non te lo dico per farti preoccupare. Però, vabbè. Allora, raccontaci chi è il Gallato Fantasy. Gallato Fantasy addirittura. Beh, innanzitutto c'è da dire che sono scrittore per lavoro e per passione. Laureato in filosofia, redattore e giornalista, ho scritto e scrivo per diverse testate giornalistiche. Intanto mi permetto di dire grazie, sono onorato di questo prezioso riconoscimento. Quando mi è stato annunciato di essere tra i premiati, sono rimasto piacevolmente sorpreso e felice per due motivi in particolare. Da una parte per il premio in sé, per la sua importanza, la sua valenza e il suo valore. Dall'altra perché dà luce appunto a un genere che forse in Sicilia, ma diciamo in Italia, è poco valorizzato, quale appunto il fantasy. C'è da sottolineare che c'è fantasy e fantasy, distopico, l'urban, il medievale, l'epico, il classico, per citare alcune saghe, Signore degli Anelli, Harry Potter. Tuttavia, nei miei scritti emerge un fantasy, come dicevi tu, diverso, molto psicologico, molto moderno, al di là dello stile, dai ritmi serrati, adrenalinici. Diciamo, le mie trame si sviluppano in quella terra di confine tra realtà e fantasia, sul margine sottile di quella linea astrale, onirica, dove condizionamenti psicologici, esperienze di vita e paure si fondono a vari livelli. Un confine che possiamo dire è scindibile tra questi due mondi, ma è nettamente distinto, che rischia a volte di ingannarci, confonderci. Insomma, un fantasy molto, ma molto particolare. Permettetemi di ringraziare la fantastica organizzazione, di ringraziarti e di ringraziare tutta la giuria. Bene, Giuseppe Gallato premia Mariella Caruso, presidente del Caffè Letterario Federiciano. A te il premio, complimenti e buona fortuna al Fantasy Siculo, Giuseppe Gallato. Grazie, un bel saluto per tutti. Allora, abbiamo